Commissariato di fauno sotto organico, scatta il sit-in del sindacato di polizia che chiede più risorse e agenti per garantire un'efficace presenza sul territorio. L'onorevole Baldelli presenta un'interrogazione e annuncia oltre 5.000 nuove assunzioni in tutta Italia. Sindaco di Fano Massimo Seri firma l'ordinanza antivetro per il Lido e l'Arzilla, il provvedimento valido nei fine settimana fino al 12 settembre. Aperto ieri il passaggio ciclo pedonale provvisorio sul fiume Misa a Senigallia, non mancano però pareri negativi dei cittadini. È utile, però non valeva la pena, bastava sistemare subito quello, è una spesa inutile. Domenica 9 luglio Fano TV trasmetterà in diretta la giornata di celebrazioni per l'inizio del ministero pastorale di Monsignor Andrea Andreozzi, vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli-Pergola. Al termine della Santa Messa in cattedrale, il presule saluterà i fedeli al centro pastorale diocesano. Sante messe, concerti e momenti di preghiera. Fano celebra il suo patrono San Paterniano. Lunedì la Santa Messa delle 11 trasmessa in diretta su Fano TV. La sera torna la tradizionale tombola in piazza 20 settembre. Il ricavato sarà devoluto alla mensa di San Paterniano. Uomini e donne da record, dopo il compleanno di Domenica Ercolani che ha spento a Pesaro 113 candeline, oggi Bruno Gambini ha festeggiato 108 anni a Famiglia Nova di Fano. Arte e gusto a Nobilara, la festa del fritto a Tombaccia, Saltarua a Saltara, via un fine settimana ricco di eventi tra musica, enogastronomia, spettacoli, mostre e poesia. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito, oggi il sindacato di polizia insieme ai colleghi e ai diversi esponenti politici del nostro territorio ha manifestato di fronte al commissariato di Fano per lanciare un appello alla politica affinché venga potenziato l'organico ritenuto insufficiente e inadeguato. Sentiamo. Com'è possibile che nella città di Fano, la terza per popolazione nella regione Marche, il commissariato sia così depotenziato? Lo chiede da tempo il SIULP, il sindacato dei lavoratori della polizia, che oggi è sceso in strada per lanciare un appello direttamente agli amministratori e agli esponenti politici locali, con l'obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza dei cittadini e di consentire un efficace contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa che generano allarme sociale. Ad oggi, in base all'ultimo piano nazionale di riorganizzazione dei presidi, per quello di Fano sono previsti solo 43 operatori, un numero addirittura inferiore rispetto ad altri commissariati della regione situati in zone meno popolose. Il primo appello che rivolgiamo ai politici è questo: per favore aiutateci attraverso i vostri contatti ministeriali a rivedere questa pianta organica che è assolutamente insufficiente e inadeguata. Noi lo chiediamo da anni, è ora di in qualche modo di riuscire a rivederla. Poi abbiamo analizzato bene tutti i numeri e ci siamo resi conto che Fano non soltanto non ha i 43 uomini, che ripeto sarebbero già di per sé pochissimi, insufficienti, ma ne ha addirittura oggi 37, soltanto 37. Altro dato importante è che coloro che sono poi deputati al controllo del territorio, quindi a garantire le volanti, che spesso a Fano la volante non c'è, spesso siamo costretti a fare intervenire i carabinieri al nostro posto. La situazione, ha proseguito il segretario provinciale del SIULP Marco Lanzi, è peggiorata negli ultimi 3 anni, periodo in cui 14 agenti operativi a Fano sono andati in pensione e al loro posto ne sono arrivati soltanto 8. Ad essere in sofferenza anche gli uffici, che hanno il compito di rilasciare i passaporti e le licenze armi, di ricevere le denunce e le istanze dei permessi di soggiorno, oltre a svolgere tante altre attività amministrative e burocratiche. Noi sappiamo benissimo anche quanto sia grave il problema dei passaporti, quanto siano pressanti le richieste dei cittadini, di tanti cittadini purtroppo, e siamo solidali con noi che addirittura non riescono ad andare in ferie perché non riescono a tenere il passaporto. Ci dispiace tantissimo, ma abbiamo uno o due operatori all'ufficio passaporti, non ce la fanno, è una cosa impossibile da garantire, perché gli operatori negli uffici sono veramente ridotti al minimo. Ci sono uffici che hanno uno o due persone. Se una persona va in ferie, praticamente quasi l'ufficio rimane deserto. Se poi abbiamo la sfortuna che una persona va in ferie e un'altra si ammala, l'ufficio chiude. In più, le persone che sono addette agli uffici, le persone devono comprendere, i cittadini lo devono comprendere, sono anche coloro che svolgono tutti i servizi di ordine pubblico.
E voi sapete che la polizia garantisce i servizi di ordine pubblico quando c'è un evento culturale, un evento musicale, quando c'è una partita di calcio, sono tantissimi, molteplici. Da quanti agenti dovrebbe essere composto l'organico? Sicuramente come un commissariato di fascia elevata, di prima fascia, come ce ne sono tanti in Italia, dai 50 ai 60 operatori, come minimo. Comunque le attività di polizia sono aumentate. Guardate, vi faccio soltanto un esempio. Voi sapete, per esempio, all'anticrimine, che segue l'anticrimine qui a Fano, ha pochissimi uomini. Ma l'anticrimine deve affrontare i casi di stalking, che vanno affrontati immediatamente, sono casi delicatissimi, che assolutamente non possono essere presi sotto gamba, non possono essere affrontati perché non c'è il personale. Dobbiamo affrontarli, dobbiamo dare delle risposte concrete. Per questo è importante che veramente aumenti il personale. Noi a livello locale, per trovare subito una risposta immediata, chiederemo anche al questore, al prefetto, di poter fare qualcosa, però chiaramente la rivisitazione di questa pianta organica deve essere fatta a livello nazionale. Oltre a tanti colleghi, questa mattina si erano presenti diversi politici del nostro territorio e l'onorevole di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli. Quali sono gli interventi già fatti e quale sarà il suo impegno? Il governo è intervenuto dopo 10 anni di mancati investimenti nella sicurezza delle nostre città e già con il bilancio per il 2023 abbiamo previsto 90 milioni di euro per nuovi agenti, per i presidi, che si tradurranno per le forze di polizia in 5.735 nuove assunzioni, di cui 4.000 agenti in strada, e per far ciò ancor prima, perché la formazione di un agente richiede almeno 2 anni, abbiamo previsto con il mille proroghe delle semplificazioni nelle procedure concorsuali e una durata minore dei corsi, proprio per avere i nuovi agenti in strada. Ieri ho avuto un'interlocuzione con il Ministero, con il sottosegretario Ferro. Fano sarà tenuta in debita considerazione non appena appunto le nuove dotazioni potranno essere messe in campo. A tal fine, proprio per non far dimenticare al governo la situazione della terza città delle Marche, presenterò una interrogazione. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il presidente della provincia Giuseppe Paolini hanno espresso cordoglio per la scomparsa di Arnaldo Forlani, ex segretario della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio, morto a Roma all'età di 97 anni. Perdiamo un protagonista della politica italiana che è rimasto sempre legato al nostro territorio, ha dichiarato Paolini. Anche oggi molte sue intuizioni e riflessioni sul paese restano valide e attuali, come il rafforzamento del ruolo italiano all'interno dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica. Se ne va, ha detto Ricci, un leader politico che ha segnato la storia della Democrazia Cristiana, un pesarese che nonostante i suoi impegni nazionali ha sempre amato profondamente la città di provenienza. Non mancheremo di ricordarlo anche in Consiglio Comunale. Un luogotenente dei carabinieri e un appuntato dei carabinieri forestali, mentre si trovavano liberi dal servizio nello specchio d'acqua antistante il Lido del Carabiniere a Pesaro, hanno soccorso un bambino oltre il limite delle acque sicure che, a causa del mare leggermente mosso, non riusciva a raggiungere la terraferma rischiando di annegare. Il bimbo soccorso, di circa 8 anni ma di importante corporatura, all'arrivo dei militari era visibilmente impaurito e in forte stato di shock. È stato portato di peso a riva, dove gli sono state praticate le manovre di primo soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, i quali, giunti sul posto, lo hanno trasportato per accertamenti all'ospedale di Pesaro. Contemporaneamente, il bagnino di salvamento, allertato dai carabinieri, ha prestato soccorso alla sorella del bimbo, anche lei in difficoltà. Grazie al tempestivo intervento dei militari dell'arma, la brutta avventura dei due ragazzini si è conclusa con un lieto fine. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato una ordinanza con la quale si dispone nella zona del Lido di Fano, esattamente nell'area ricompresa tra la ferrovia, il Porto Canale e lo stabilimento Animalido Dog Beach al termine della pista ciclabile dell'Arzilla, il divieto di somministrare alimenti e bevande in vetro e il divieto di possesso personale o la detenzione personale di contenitori di vetro in genere sulla via pubblica, sulla spiaggia, sulla battigia, nelle aree demaniali marittime e portuali e negli esercizi commerciali. Il provvedimento è valido fino al prossimo 12 settembre dalle ore 23 del venerdì fino alle 6 del sabato mattina e dalle ore 23 del sabato sera fino alle 6 della domenica. Sono previste sanzioni per i trasgressori.
A Senigallia è stato aperto il ponte ciclo pedonale lungo 37 metri e largo 2 che collegherà la zona nord della città al centro storico. Si tratta di un passaggio provvisorio realizzato nei tempi previsti, come sottolineato dall'assessore regionale Stefano Aguzzi, in vista dell'abbattimento e della ricostruzione del ponte. Marco Lonigro. Aperto il passaggio ciclopedonale sul fiume Misa dopo la chiusura del ponte Garibaldi a seguito dell'alluvione dello scorso settembre. Un'operazione importante seguita con attenzione dall'assessore alla protezione civile della Regione Marche, Stefano Aguzzi. Avevo preso impegno col sindaco di Senigallia, con i cittadini, ma anche con il consiglio regionale durante un'interrogazione dell'opposizione e avevo detto che il ponte sarebbe stato aperto prima, diciamo, della stagione estiva. Ecco, siamo effettivamente all'inizio del pieno della stagione estiva, il ponte ieri è stato aperto con grande soddisfazione dell'amministrazione comunale di Senigallia. A questo punto i sottoservizi che sono ancora ancorati sotto il vecchio ponte Garibaldi, chiuso dopo l'alluvione del 19 di settembre, saranno spostati sotto il nuovo ponte, che è un ponte temporaneo, e immediatamente sarà abbattuto ponte Garibaldi già nelle prossime settimane. Appena questi sottoservizi, gas, acquedotti eccetera, che sono ancorati sotto il ponte, verranno spostati dall'azienda dei servizi. Il Presidente della Regione ha preso impegni entro una decina di mesi. Voglio sperare che entro una decina di mesi ci sarà il nuovo ponte, però nel frattempo quello vecchio sarà abbattuto, così sarà messo in sicurezza, diciamo, l'alveo del fiume Misa, che ha oggi un ostacolo al decorso delle acque col vecchio ponte, perché ha le pile dentro l'alveo del fiume, e di conseguenza è un lavoro che abbiamo portato a termine. Nel frattempo sta andando avanti anche l'escavo di 25.000 metri cubi di materiali dal fiume Misa all'interno dell'abitato di Senigallia, sempre lavori del Genio Civile della Regione Marche, e dalla prossima settimana partiranno altri lavori di escavo nell'immediato entroterra, Borgo Becchia, le zone dell'immediato entroterra di Senigallia, dove saranno rimossi altri 25.000 metri cubi di materiali dall'alveo del fiume. Secondo lei questo ponte è utile o non è utile? È utilissimo, bisognava sistemare l'altro per quest'inverno, poi non lo... Cosa? Sistemarlo. Quello là con una transenna, ce l'avevamo tutto l'inverno ed eravamo a posto. Quindi questo ponte non è utile? No, è utilissimo, ma è costato troppo. Va bene. Vabbè, cosa ne pensa? Secondo lei è comodo per il passeggio? Questo qua? Sì. Beh, sicuramente, piuttosto che... cioè, se non c'è è peggio. C'è e quindi sicuramente serve. Se è costato troppo, allora forse speriamo che nessuno ci abbia mangiato sopra. Per il resto dovevano pensarci prima a fare queste cose, forse il Misa non sarebbe esondato. È utile, sì. Però non valeva la pena, bastava sistemare subito quello. È una spesa inutile. Le posso chiedere cosa ne pensa di questo ponte, visto che stava parlando? Un po' alto. Però è utile. Sì, è utile per me che abito di là. Vado 10 minuti, invece prima toccava fare tutto il giro, arrivare, capito, fare tutto il giro e andare per il corso. Dunque, è utile. Dal punto di vista funzionale, secondo me è molto utile, molto più che utile, secondo me, almeno secondo il mio punto di vista. Per questo, considerato che è stato fatto così pesante, poteva essere prima di tutto più largo per permettere un domani un passaggio anche di emergenza di un qualcosa, ma la funzionalità c'è tutta. Alcune zone della città sono in completo degrado, è necessario aumentare i controlli e far rispettare le regole. È la richiesta avanzata all'amministrazione comunale dai consiglieri della Lega Fanno Luca Serfilippi, Gianluca Ilari, Luigi Scopelliti e Marianna Magrini, che hanno presentato un'interrogazione. Da tempo hanno scritto in una nota: nei pressi dei giardini Amiani, in centro storico, sono presenti numerose persone senza fissa dimora e poco raccomandabili che, incuranti delle regole e dell'educazione, lasciano continuamente rifiuti e hanno comportamenti molesti contro terzi, generando degrado in uno dei luoghi più belli e suggestivi della città. Lo stesso accade in altre zone. Crescono i reati, hanno proseguito i consiglieri, e anche la preoccupazione nei cittadini legata alla scarsa sicurezza in alcuni quartieri ormai abbandonati dall'attuale giunta, che non interviene e non ha una strategia. Al posto di fare blitz nel lungomare fanese per fare multe ai bagnanti e ai turisti, chiediamo con forza, hanno concluso, di aumentare i controlli e attuare politiche di integrazione in ambito sociale, educativo e lavorativo.
Invece altri esponenti regionali e provinciali della Lega hanno fatto sapere che sono 8 gli enti della provincia di Pesaro Urbino i cui progetti per la realizzazione di impianti di videosorveglianza sono stati finanziati dal Viminale. Complessivamente ammonta a 522.000 euro l'importo destinato alla sicurezza di Carpegna, Sasso Corvaro Auditore, Fossombrone, Colli al Metauro, Mondavio, Tavoleto, Petriano e dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro, in linea con il decreto Salvini con cui la Lega ha promosso dal 2018 un programma di potenziamento della sicurezza urbana anche nei piccoli comuni. Cambiamo argomento, c'è grande fermento a Fano per l'inizio del ministero pastorale di Monsignor Andrea Andreozzi, vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli Pergola. L'intera giornata sarà coperta dalla diretta televisiva curata dall'ufficio comunicazioni sociali trasmessa su Fano TV questo domenica. Le celebrazioni partiranno alle ore 16 con il saluto del presule alla parrocchia di San Giovanni Apostolo di Marotta. Alle 17 poi il vescovo arriverà a Porta Maggiore a Fano, dove verrà accolto dal sindaco Seri e dalle altre autorità, mentre alle 18 si terrà la celebrazione eucaristica in cattedrale. Coloro che saranno in possesso del pass accederanno alla cattedrale dalle ore 16.45. Gli altri potranno partecipare alla Santa Messa dalla chiesa di Santa Maria del Gonfalone e dalla Pinacoteca San Domenico, dove sono stati allestiti due maxi schermi e dove al termine della celebrazione Monsignor Andreozzi saluterà i presenti. Tutti poi sono invitati al momento conviviale allestito nel centro pastorale diocesano. La città di Fano è pronta anche a celebrare il suo patrono San Paterniano. Oltre alle sante messe, ai concerti e ai diversi momenti di preghiera, lunedì sera, come da tradizione, torna la tombola in piazza 20 Settembre e il ricavato sarà devoluto alla mensa di San Paterniano. Il 10 luglio torna, dopo ben 3 anni di stop, la tombola di San Paterniano in piazza 20 Settembre. Ebbene sì, la tombola di San Paterniano ritornerà. Quest'anno, a differenza degli anni passati, ci saranno diverse associazioni che collaboreranno, tra le quali ci sarà anche la Proloco. Quindi noi siamo pronti per organizzarla, anzi abbiamo già fatto praticamente tutto. Ci saranno delle piccole novità che vedremo direttamente il giorno, che non voglio raccontare, perché sarebbe bello che tutti i fanesi venissero in piazza, in quanto poi comunque il ricavato della vendita dei biglietti andrà alla mensa di San Paterniano, come di consueto che è stata fatta negli anni passati. Confido che parteciperanno in tantissimi, in maniera tale che più incassiamo e più facciamo beneficenza. Questo è poi il messaggio che deve passare. E ritornerà anche lo storico tabellone? Il tabellone alla vecchia maniera no, perché purtroppo rimane un po' complicato il montaggio. Saremo un pochettino più moderni, mettiamola così, quindi ci sarà un tabellone luminoso e non il vecchio tabellone a mano. Però avremo tutto il resto sarà la vecchia maniera, chiamiamola così, e quindi abbiamo unito un po' di tradizione con un po' di modernità. I biglietti saranno disponibili nella giornata del 10 di luglio. Qual è il loro costo e quali sono i premi in palio? 2,50 euro a cartella. I premi sono i soliti, ci sono tutti in buona spesa, verrà pagata tombola cinquina quaterna, si partirà da 250 euro di buona spesa per la quaterna, 500 per la cinquina e 1250 per la tombola. E vi ricordiamo che la Santa Messa delle ore 11 di lunedì 10 luglio, presieduta dal nuovo vescovo Andreozzi, sarà trasmessa in diretta sul canale 19 di Fano TV. In occasione della festa del patrono resterà chiuso il centro di raccolta differenziata di Via dei Platani, lo stesso vale per gli uffici di ASET di Fano e per l'ufficio di Mondolfo in piazza Don Minzoni. Le attività riprenderanno regolarmente da martedì. E adesso con Stefania Schiaroli vi portiamo a Famiglia Nova, dove è stata organizzata una festa per Bruno Gambini, che oggi compie ben 108 anni. Ci troviamo a Famiglia Nova, dove si trova il signor Bruno Gambini, che oggi compie 108 anni, un traguardo speciale ricco di ricordi ed emozioni. Per questa occasione si è organizzata una festa. Noi di Fano TV siamo qui per condividere con voi il valore dell'età, del tempo che passa, che rende sempre più le persone scrigni di tesori straordinari da raccontare e da tramandare. Bruno è proprio la rappresentanza di una persona che è stata stimolata probabilmente adeguatamente per tutta la vita. È con noi da circa 10 anni, perché è entrato nel 2013 alla giovane età di 98 anni.
e oggi siamo qua a festeggiarne 108. Questo significa che sicuramente è una soddisfazione per tutti quanti, perché molto merito è suo e sicuramente una piccola parte di merito ce la prendiamo anche noi come realtà che quotidianamente cerca di dargli degli stimoli adeguati. In una società così concentrata sui social, quanto è importante invece farsi raccontare la vita? Beh, finché diciamo era un po' più presente, avevo questa possibilità ed era anche interessante farsi raccontare tutto da un punto di vista, diciamo, anche personale. Invece adesso c'è una difficoltà in più, però comunque rimane sempre un pezzo di storia per me. Tramandiamo quindi ai giovani l'importanza di farsi raccontare le storie dai propri nonni, dai propri genitori. Sì, certo, questo è importante sia con i nonni, sia nel mio caso un bisnonno, però soprattutto è importante tenerci finché si ha la possibilità di averli accanto. E questa cosa col Covid, peccato, non è stato possibile. Allora, Bruno, come ci si sente a 108 anni? Molto bene. Bravissimo, è in forma, ancora la vediamo, è un giovanotto. Beh, insomma. Come? Adesso voglio andare a dormire. Vuole andare a dormire? Mangiamo la torta adesso, facciamo i festeggiamenti per il suo compleanno? Ok. Lo fa un salutone a Fano TV? Salutiamo tutti i telespettatori? Guardi, è lì la telecamera. Mandi un bacione a tutti. Grazie. Un bacione a tutti, un salutone a tutti. Mua. Beh, intanto facciamo, rinnoviamo gli auguri a Bruno che compie oggi 108 anni e ho avuto l'onore di festeggiare anche il centesimo come sindaco. Si sa che quando si supera una certa età si ritorna anche più fanciulli e quindi c'è anche quella genuinità. Però Bruno ancora veramente in gamba per gli anni che ha e anche simpatico e quindi può essere anche una bella testimonianza all'età. E poco fa hanno preso il via diverse manifestazioni nella nostra provincia, tra queste la festa del fritto a Tombaccia di Fano con la novità degli straccetti e delle bombette fritte e Nuvilara Arte Gusto nel castello di Nuvilara a Pesaro. I due eventi si svolgeranno fino a domenica. Invece a Saltara di Colli al Metauro si sta svolgendo la 21esima edizione di Saltarua, 4 i palchi musicali con 3 concerti in contemporanea di artisti nazionali e internazionali. Super ospite il cantante Marco Ferradini, autore di Teorema atteso in piazza, presente anche la Dino Gnassi Band. E sarà un fine settimana anche l'insegna dello sport con la prima edizione dell'Adriatic Cup, il torneo di frisbee che si terrà a Pesaro, attesi circa 200 atleti provenienti da diverse regioni d'Italia. Tutto pronto per la prima edizione dell'Adriatic Cup, il torneo di Ultimate Frisbee che organizzato dall'Ultimate Frisbee Fano si terrà sabato 8 e domenica 9 luglio presso l'impianto sportivo in via Feliciano Scarpellini 1 a Pesaro. Alla conferenza erano presenti alcuni componenti dell'Ultimate Fano, una società diventata punto di riferimento a livello nazionale per questo sport. Come nasce la vostra attività e in che cosa consiste? Noi siamo un'associazione sportiva dilettantistica, siamo in campo dal 2001, questa associazione è stata fondata da ragazzi nel 2001 di circa 25 anni, portiamo avanti questo nostro sport che si chiama Ultimate Frisbee, il quale ci tengo a dirlo perché è una novità degli ultimi mesi, è entrato all'interno del CONI tramite la nomenclatura di Flying Disc, per cui insomma è una importante novità da citare. Portiamo avanti, come dicevo, la pratica dell'Ultimate Frisbee, uno sport che si gioca in un campo di 100 metri per 37, 7 persone contro 7 persone, le categorie sono open, ovvero maschile, women, femminile, e la peculiarità c'è anche la sezione mixed, cioè appunto la sezione mista dove giocano uomini e donne insieme. Un'altra peculiarità, quella che ci piace sempre ricordare, è che non c'è la presenza dell'arbitro, per cui le persone che giocano a questo sport si auto-arbitrano e sono tenute a chiamarsi falli o farsi appunto le relative chiamate e risolverle in un tempo limitato. Questo comporta che appunto ci si debba comportare correttamente. Alla fine delle partite, oltre appunto il risultato di mete che si fanno, c'è anche il risultato dello spirito del gioco.
Siamo qui oggi alla Sala Rossa del Comune di Pesaro, appunto perché abbiamo appena presentato l'Adriatic Cup, come possiamo vedere qua dalle nostre bellissime maglie, un torneo di Ultimate Frisbee mixed che si giocherà l'8 e 9 luglio, quindi questo fine settimana, presso la Technovool Rugby Park in via Feliciano Scarpellini. Riunirà atleti da tutta Italia, di diverse 10 squadre, da varie regioni, Puglia, Lazio, Lombardia, Trentino, le nostre squadre di Fano, delle Marche, e anche due nazionali under 20 mixed che hanno scelto il nostro torneo per prepararsi all'europeo che ci sarà a Padova quest'anno. Il torneo si svolgerà sabato con la fase a gironi, e ci saranno partite tutto il giorno, e successivamente domenica le fasi finali con i quarti, le semifinali e la finale prevista per le 15, e a seguire le premiazioni. E il nostro invito lo rivolgiamo a tutti i cittadini della provincia di Pesaro Urbino a venire a conoscere il nostro sport. Garantiamo che sarà un'occasione unica, per il fatto che non si fanno molti tornei di frisbee nelle vicinanze, e quindi se volete conoscere un nuovo sport vi invitiamo, soprattutto i giovani e gli appassionati dello sport. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo la prima serata del Fossombrone Teatro Festival e poi uno speciale dedicato alla festa della famiglia che si è svolta a Tre Ponti di Fano, con una santa messa presieduta da Monsignor Armando Trasarti e dal Vescovo Sandro Salvucci, e poi l'ultimo spettacolo di Giovanni Scifoni dal titolo Anche i Santi hanno i brufoli. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti.